Ciao a tutti, oggi parliamo, o meglio, rispondiamo a una domanda abbastanza frequente che fanno i proprietari, che è legata al fatto che magari improvvisamente vedono il proprio cane cominciare a bere tanto, urinare tanto e si pongono la domanda se c'è qualcosa che non va al loro cane. Togliamoci subito di torno il discorso se fate un cambio alimentare. Può essere che se fate un cambio alimentare il cane comincia a bere di più. E può essere legato al fatto che il nuovo alimento potrebbe essere più salato. Questo però ovviamente non riguarda questo video. In questo video vorrei soffermarmi soprattutto sul discorso un po' più legato alle patologie che possono dare come segno clinico e sintomo il bere tanto, cioè la polidipsia, e l'urinare tanto, cioè la poliuria. In questo video cercherò di spiegarvi le patologie più frequenti, poi ci sono anche delle patologie un po' più particolari, però cominciamo a fare un elenco e cerchiamo un attimo di toglierci qualche dubbio se abbiamo questa situazione particolare. È ovvio che se vedete il vostro cane bere tanto, urinare tanto, non devo essere io a dirvelo, ma è sempre meglio fare una visita al medico veterinario di fiducia in modo tale da escludere queste patologie che andrò ad elencare. Non fate mai il fai da te. Il fai da te non è mai una buona soluzione quando vedete qualcosa che non va. Allora, una delle patologie, diciamo, più frequenti è il diabete mellito, il classico diabete che conoscete, che dà iperglicemia, che dà un cane che tendenzialmente abbiamo dei cani che sono tendenzialmente obesi e improvvisamente potrebbe essere che un cane obeso cominci a bere di più e a urinare di più. Questo è un campanello d'allarme molto importante perché il vostro cane potrebbe avere il diabete. Un'altra patologia è sempre chiamata diabete, ma questa volta diabete insipido. Non c'entra nulla col diabete mellito, ma è legato fondamentalmente all'ormone antidiuretico. Qui abbiamo dei cani che bevono veramente tanto, può essere che vivevano veramente molto e che quindi urinano tanto perché proprio c'è carenza di questo ormone. A volte può essere legato a un problema centrale, a volte può essere legato a un problema renale. Quindi anche in questo caso, chiaramente, visita al veterinario che attraverso degli esami valuterà se il vostro cane ha il diabete insipido. Altra patologia che può dare poliuria, polidipsia, soprattutto nelle femmine, è la piometra. La piometra è l'infezione dell'utero che colpisce le cagnoline non sterilizzate e che 2 mesi dopo il calore si manifesta con alcuni segni come l'inappetenza, come il vomito e anche con il bere tanto, l'urinare tanto, legato molto spesso anche a un problema renale in questo caso. E sempre proprio legato al problema renale, sicuramente una patologia che può dare poliuria, polidipsia è l'insufficienza renale. L'insufficienza renale dà questo tipo di segno clinico. Ovviamente abbiamo di solito un animale inappetente che è dimagrito, disidratato, e la poliuria e polidipsia sono ovviamente segni di insufficienza renale, soprattutto quella cronica. Quella acuta, ovviamente, abbiamo dei segni ancora più gravi perché l'animale sta veramente tanto male. Altra patologia che può dare poliuria e polidipsia è l'anemia. L'anemia, ovviamente ci sono diverse cause di anemia, in questo video non è compito ovviamente spiegarvi tutte le cause di anemia, però la carenza fondamentalmente della ipovolemia, quindi la mancanza di sangue all'interno dei vasi sanguigni, fa sì che si scatena un meccanismo in cui il cane cerca di bere, di più per cercare di riportare la volemia a un valore normale. Probabilmente in questo caso abbiamo più la polidipsia che la poliuria, cioè nel senso beve di più ma non lo vedete urinare così tanto, proprio perché c'è mancanza chiaramente di volume sanguigno. Un'altra patologia che potrebbe dare poliuria e polidipsia è l'insufficienza epatica, quindi problemi epatici potrebbero dare effettivamente un aumento della quantità di acqua ingerita e della quantità di acqua espulsa con le urine. Un'altra patologia, cioè un'altra, diciamo, categoria di malattie che potrebbero dare poliuria e polidipsia è fondamentalmente
la ipercalcemia, cioè quando abbiamo il calcio elevato, tendenzialmente potremmo avere un cane che beve tanto, che improvvisamente comincia a bere tanto e urinare tanto. L'ipercalcemia di solito c'è in alcune patologie come le patologie che colpiscono le paratiroidi, però c'è anche in corso di alcune neoplasie, come per esempio il linfoma. Un'altra patologia che può dare poliuria, polidipsia è in questo caso nel gatto l'iperparatiroidismo, scusate, l'ipertiroidismo potrebbe dare poliuria, polidipsia. Un'altra patologia che potrebbe dare poliuria, polidipsia è l'infezione. Anche l'infezione potrebbe, la sepsi potrebbe dare un cane che beve maggiormente. Anche lì, perché molto spesso vengono coinvolti anche organi, ovviamente, che poi scatenano la poliuria, polidipsia. Altra patologia che potrebbe scatenare poliuria, polidipsia è fondamentalmente l'iperadrenocorticismo o la sindrome di Cushing, che è una patologia che colpisce le ghiandole surrenali e che provoca un aumento del cortisolo. Questo chiaramente va poi ad agire anche oltre ad altri segni clinici, l'iperadrenocorticismo, ne parleremo in un video apposito, può dare ovviamente poliuria e polidipsia. Quindi il concetto è questo: fondamentalmente, come avete visto, ci sono veramente tante patologie che possono dare poliuria e polidipsia, cioè tante patologie che si scatenano magari banalmente, cioè voi vedete fondamentalmente il vostro cane cominciare a bere di più e urinare di più. Quindi è molto importante che questa cosa, soprattutto in un animale tendenzialmente adulto o anziano, è una cosa che, se lo notate, subito contattare il proprio veterinario, che farà una bella visita e poi imposterà ovviamente un piano diagnostico per effettuare la diagnosi corretta e quindi poi impostare la giusta terapia per il vostro cane. Quindi molto spesso mi accorgo che i proprietari sono più interessati al fatto che il cane non beva rispetto al cane che beve di più. In realtà il cane che non beve tendenzialmente è sano, nel senso che possiamo definirlo così. Di solito è più preoccupante quando inizia a bere di più e a urinare di più. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se i miei video vi piacciono, ricordate sempre di iscrivervi al mio canale e lasciate anche dei commenti su altre magari domande di carattere generale, per cui io posso farci dei video. Ovviamente i casi singoli sapete che non ve li tratto, perché fondamentalmente in quel caso lì è sempre necessario andare dal proprio medico veterinario e visitare il cane, effettuare il giusto piano diagnostico e poi il giusto piano terapeutico. Un saluto a tutti e alla prossima.